Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Bentornati in un nuovo episodio di Cucina Erotica. Lo scorso episodio ha smosso gli animi e gli ormoni, soprattutto di tanti e tanti maschietti. Ma non solo, avete anche utilizzato le mie clip tributandomi su TikTok, luridi pezzi di me. Questa volta lo farò io, forse, ma tanto non lo farò, quindi avete dell'altro materiale, figli di puttana. Oggi però abbiamo un nuovo ospite. E chi meglio di quest'ospite può incarnare questa serie, questo format? Diamo il benvenuto con un grandissimo applauso a Martina Smeraldi! Sempre ciao. Più spaventata e sempre meno contenta di partecipare a questi video. Martina, conosci il format? No. Ovviamente, brava. Ma mi piace sempre la sincerità. È tutta sorpresa. Praticamente noi andremo a fare delle ricette, un video di cucina, okay. Semplice. Tu sai cucinare? Non è una delle mie cose che mi potevo immaginarlo, diciamo, potevo immaginarlo. Diciamo. Però cucina erotica, perché cucina erotica? Cosa andremo a preparare secondo te? Oddio, devi dirmelo tu. Va bene, potevi anche fare un piccolo sforzo, però va bene, te lo dico io. Saranno delle ricette okay. Un po' sexy, un po' appunto erotiche, perché si sa, no? Alle volte l'uomo va preso anche dalla gola, tu non ne hai bisogno, però in questo caso ne avrai bisogno e okay. Farai buon viso a cattivo gioco. Tu hai mai cucinato per un tuo partner o una tua partner? Sì, però cose basiche. Tipo? Riso, pollo. Minchia, uova. Erotico! Com'è andata quella serata? Bene, però... Vabbè, però cara, grazie al capo, è andata bene. Cere galanti. Dai. Ma non ti preoccupare, c'è Murri, è qui per te. Grazie. Abbiamo già messo, anzi Manfredi ha già messo a bollire delle patate. Perché la ricetta che faremo, Manfredi... Tanto ciao Manfredi, come stai? Benissimo. Ti senti erotico oggi? Sempre di più, dopo ogni puntata. Sempre di più, si vede, è molto erotico oggi. Sarà tutto un video di doppi sensi. Cioè proprio questo è il mio pane quotidiano, okay. Quindi pane siamo e pronti. Non pene, preparati. Prima ricetta. La prima ricetta sono le patate al forno ripiene. Le patate ripiene. Perché la patata. Caro il mio Ninni che già ride perché hai 15 anni, sei proprio tu il mio target. La patata deve sempre essere riempita da qualcosa, perché la patata è una metafora. Una patata vuota è come un cielo senza stelle. Che poeta. Aspetta che non dire poeta, scusa, adesso ti faccio vedere dove vado a parlare. La patata ha bisogno di un suo ripieno, della sua completezza. È come il mito di Platone nel film di Aldo Giovanni e Giacomo, solo che noi lo renderemo molto più becero facendo tutte battute a tema che potete immaginare. Va bene, grande applauso. Mi piace che partono gli applausi spontanei quando parlo di porcherie, patate, cose varie. Benissimo, Manfredi, partiamo con la ricetta. Viene definito intanto un piatto molto semplice da preparare e molto accattivante. Quello che andremo a fare oggi viene condito con guanciale e scamorza affumicata. Erotissimo proprio, il un po' famoso guanciale. Poi però. Però esatto, la patata ripiena poi un po' mi va a pesantire. E poi per il dopo. Deficita la performance. Ricordiamoci sempre che è tutto in funzione del dopo, esatto. Del post cena. Che facciamo? La cuciniamo uguale perché ormai abbiamo fatto le patate. Ormai. Non ce ne frega un cazzo. Ingredienti. Okay. Non freddiamo. 4 patate. Le abbiamo messe a bollire. La patata c'è. 100 grammi di guanciale. 100 grammi di guanciale. 150 grammi di scamorza affumicata. Ovviamente anche il modo di cucinare il tutto deve essere grintoso okay. Ma al contempo un po' sexy, no? Ah. Perché tu immaginati che davanti a noi, ecco non è questo il caso, davanti a noi avremo il nostro partner che ci sta guardando e noi già dobbiamo ingolosirlo per la portata poi principale. Olio extravergine d'oliva. Vabbè, ce l'abbiamo gli ingredienti, dimmi tutto, iniziamo il procedimento. Al fine di realizzare le patate al forno ripiene dovete per prima cosa lavare delle patate lasciando intatta la buccia. Fatto. Con un coltello, una volta che queste patate sono cotte. Sono cotte? Quasi. Non possiamo portarci avanti con altro. Ma portiamoci avanti un altro. Ci ho provato, ho fatto un po' dentro, un po' fuori, però va bene comunque. La cosa che le consiglio di fare in questo caso, passando avanti mentre le patate stanno bollendo, è quella di aprire la scamorza affumicata. Ok, iniziamo da questo, dai. Come sei messo con i coltelli? Male. Io però... Che cosa posso fare? Ne voglio una più piccola. Tu prendi quello grande, io prendo uno più piccolo. Signori, sono riuscito anche in questa incredibile impresa di far dire a Martina Smeraldi, ne voglio uno più piccolo. Grande applauso. Non credevo fosse possibile, ma è successo. Aspetta, un coltello che taglia. Questo non fa niente, quello serve per il pane. Quindi ti do un coltello più piccolo, che grazie, ce l'abbiamo. Grazie. Guarda come l'ha anche solo impugnato, capisco che... Allora, cosa possiamo fare a Martina Manfredi? Allora, si dovrebbe tagliare la scamorza a cubetti. Ok. Te la senti? Sì. Ma no, male, dai.
Non c'è un altro tagliere? No, purtroppo non sono ricco, non faccio OnlyFans. C'è questo, Martina! Distrutta la cucina. Ma devo togliere la buccia, secondo me. No, la buccia fa parte della... Tana. E tu che fai? Non è che... Cioè, scusa. Io che faccio, Manfredi? La osservi. No, dai, così non vale. Però devi tagliarla... Ora dai. Non ridere, non è sexy se ridi. Una cosa alla volta. Allora, guarda, per esempio, no? Facciamo che... Faccio l'uomo, però non faccio donna. Va bene. Poi tu lo devi trasporre al genere femminile. Ok. Facciamo finta che tu sia lì, quindi io ti debba concupire mentre tagli la scamorza, non io, no? Tutto così. Far vedere un po' il braccio. Wow. Lo sguardo non è mai sulla scamorza. L'uomo è sicuro di sé, non ha bisogno di guardare la scamorza. Se ti tagli un dito non fa niente, né altre 9! Dio. Guarda in camera. Wow. Che sexy. Incredibile. Ma doveva succedere, non è un problema, non è un problema. Questo non è sexy. Verrà utilizzato per un'altra ricetta. Ok. Non scorreggiare, Martina. Quindi poi bisogna sempre avere il contatto visivo con il partner e fare anche un po' degli ammiccamenti, no? Per esempio, la vedi questa scamorza? Il mio obstacle più grosso. Anche poeta. Dai, adesso fammi vedere i cubetti. Fammi vedere i cubetti e soprattutto... Devo anche guardare in camera. Sì, e poi di qualcosa. Ecco, magari un po' meno. Vai. Io devo guardarla io, perché c'è. Però nel frattempo, che ne so, io sono il partner, no? Guarda, ti semplifico la vita, mi metto qua, no? Stai preparando. Vai, cosa mi diresti mentre io sto aspettando questo piatto, così però lo cuciniamo a Capodanno? Tipo, amore e fame. Un po'. Cosa vuoi mangiare? Quello che stai preparando va benissimo. Tanto la portata principale. voglio mangiare la ficia, cioè, non è che posso subito. Vabbè, non lo so, cosa mi fai mangiare tu? Metti un po' sotto soggezione. Mi sposto. Sto preparando un piatto delizioso. Ah sì, cosa stai preparando? È una sorpresa. Mi piacciono le sorprese. Che allora. Benissimo, allora è ripartita bene, però va bene, perché se avessi continuato non saremmo arrivati. Ma non so cosa, perché non voglio essere troppo esplicita, se no ti svelo tutto subito, capito? Hai ragione, no, ma infatti sto facendo proprio questo. Le patate sono pronte, però le scoliamo nel frattempo. Sì. Per tagliare il guanciale. Quello lo fai tu, per allora favore. Facciamo, guarda Martina, perché io vorrei anche finirlo in giornata questo stato di video. Della minchia di scamorza. Ho capito, però puoi essere sexy. Cioè quello nel frattempo si va a fare una serie se ci perdiamo tutto sto tempo. Non è che è tutto subito. Tu hai assolutamente ragione. Ad esempio, no, adesso ti faccio vedere. Dai, wow. Tanto nota la cattiveria con il quale ho aperto questo guanciale. Aiuto. Il guanciale, ad esempio, no? Com'è viscido. Wow. Eri in tiro. Com'è dura questa cotenna, togliamola. Non ridete, per favore. Ovviamente non si può creare un clima di intimità perché ci sono 800 persone a guardare, quindi non è una cosa naturale. Però per esempio, no, il guanciale. No, io... Tu potresti, che ne so, c'è il tuo partner lì, potresti anche un po' sdigate e sdagate così per fargli capire. Anche il rumore deve ricordare qualcosa, che non so, onestamente io non ci sono abituato. Però ricorderà sicuramente qualcosa a qualcuno di voi. Tagliamo il nostro guanciale, sempre guardando il nostro partner. Perché il mio partner deve essere Ninni, però? È normale che non mi viene da fare il partner se devo guardare lui. Cioè, nulla da togliere a Ninni o a Fez, però cazzo. Quindi togliamo tutta la cotenna. Cosa stia facendo, però penso sia sexy una cosa del genere. Tu devi poi valutare se tutto questo che sto facendo è sexy, aumenta la libido o meno. Vedere un uomo che cucina in generale va bene, è una cosa che mi piace. Sentite, signori, cosa sto insegnando gratis. Mi prende per la gola. E cosa bene, vi chiedo in cambio? Un semplice mi piace, vi sto insegnando la vita. No, ci sta, dai. Ma mentre Giorgio taglia le listarelle, guarda che bella mucchiata di guanciale. Io che devo fare? Raccontaci di l'ultimo set in cucina. Oddio, che hai fatto il tuo stato in cucina? Cosa devo fare? No, anzi tu racconta a lui in modo non troppo esplicito. Ah, hai mai fatto una scena in cucina effettivamente, dentro una cucina? Sì. Che cosa, chi comprendeva? Però in realtà cosa comprendeva? Era una scena sicuramente in cui io pulivo la cucina. Mi interessa questo, no, dei film porno? Perché hanno tutti una trama leggermente... Skippabile. A parte skippabile, però un po' anacronistica, no? Cioè, un po' poco veritiera. Nel senso, ah, oddio, sto pulendo, te la metto in... È un po'...
Cioè, non lo so, poi confermami o smentiscimi tu, sì, Martina. Com'era l'iter di questa scena? Tu sì. Eri in cucina che pulivi? Io pulivo di qua e di là, alla fine... Allora, è una scena vecchia, Arrivava il proprietario di casa e mi diceva... Oddio, ma è tutto sporco! E te la metto in casa! E diceva... Sicura! Se vuoi, insomma, stare di più qua... pago di più, però io va bene, ovviamente, cioè non c'era una grande storia. Tarantino sarebbe fiero, fiero questo romanzo, no? Mi piace perché comunque la volontà ce la mettono di fare un minimo di storia, però non sanno che è la parte che skippiamo tutti. Ma è vero. Tranne Fez, che è un intenditore, fa al contrario, lui skippa il resto, esatto. E guarda solo quello. Ma si può mangiare crudo, secondo te, un pezzo? Sì, potresti mangiarlo. Poi al massimo ti viene la cagarella, ma non è un problema mio sicuramente. Avevo una pezza una volta, non c'è più. Andiamo avanti. A me è durissimo, non riesco. Eh? Non riesco a mangiarlo, al massimo posso ciucciarlo, ma... è troppo duro. Forse dobbiamo cuocerlo. Sicuramente lo dobbiamo cuocere, però adesso capite il disagio della mia ragazza a stare con me da 10 anni. Le patate sono cotte, ti ho detto 6 ore fa. Off! Tirare fuori le patate e scolarle. Martina, se mangi tutto il guanciale, cuciniamo la mini. Poi il desiderio di tutti, che quelli che stanno guardando questo video, ma non succederà perché lo devo monetizzare. Coliamo le patate. Le spari tu, per favore. Sì, Martina, guarda. Ho la vaga sensazione che sarà una cucinata a una sola mano. Ma io ti sto dando un sacco di... però... Lo vedo, cioè, onestamente. Di aiuto psicologico. Sì, però mi va bene perché ogni tanto mi tiri fuori la battutina che mi serve per tenere il livello del video. Bravissimo. Infimo. Scoliamo le patate, Manfredi. Preparare una ciotola? Vabbè, ma le facciamo raffreddare un po'. Non lo so, perché... La vuoi calda? Vivo per questi momenti. Sto facendo questa cosa? Un attimo, sono distratto. Ma chi ha detto di prendere? Un attimo, Martina, tu dai frasi e poi pretendi. Poi, devo fare? Carta forno. È sexy questa cosa di essere violento. Intanto un uomo invece ha mai cucinato per te? Sì. Cosa sì, ti ha cucinato? La cosa più sexy che ti abbia cucinato? Quelle dei tanti uomini. Scegliene uno. Non mi ricordo tanto i pre, mi ricordo i dopo di come finiscono le mie serate. Lo capisco, Martina, ma i dopo capisci bene che non possiamo... cucinato. Va bene, Martina, grazie per il contributo. Continuiamo la nostra... Le di pollo fritte. Porca puttana, che impegno, cioè capisco che non sia quello il fine. Forse ultimo non è stato esatto, non sono molto fortunata su questo punto di vista. Ma non ti preoccupare, ci sono io. Bruceranno come l'inferno queste patate. L'abbiamo valutata questa cosa, Manfredi? Non so perché tu non riesco a farcela, cioè nel senso... Imposta le patate. Senza romperle. Capito, grandissimo bastardo. Però se è troppo calda si romperà. Lo so, Gioia mia, però la patata comunque va distrutta. Vai Martina, fammi vedere come trattare bene una patata. Deve essere più delicato, con amore anche. Con affetto e simpatia. Preferisci un approccio più delicato o un approccio più intenso, tu, personalmente? L'hai distrutta, Martina, cazzo. Meno male che mi ho fatto 80. L'avevi già rotta tu. L'avevi già rotta. Allora, in generale preferisco gli uomini un po', cioè, sicuri di sé, che comunque è un approccio un po' più, insomma, con carattere. Troppo delicato ti annoia? Sì. Mi ci vuole qualcosa di più... È comunque carino, educato, deve essere tutto. Quindi sfatiamo questo mito. Non è che, diciamo, per il lavoro che fai, l'uno deve... un po' di modo ci vuole. Che tra l'altro è l'approccio che utilizzo io. Bisogna avere un po' di modo. Amore, ma questa... Non ti preoccupare, mettila qui, la metteremo nelle delusioni della mia vita. Manfredi purtroppo hai scelto la ricetta più di merda del globo. Ti posso dare un consiglio? Dammelo, Manfredi, ti prego. Dividila, sì, con un coltello su un cucchiaino. Bravo! Vi do un consiglio, se dovete... se dovete cucinare qualcosa di erotico, ma il vostro fine ultimo è altro, fate qualcosa di più semplice, cazzo. Perché se devo mettermi a svuotare le patate, ecco, ora capisco perché ti hanno fatto le alette di pollo. Perché le alette di pollo le metti in forno, mentre le alette cuociono, tu magari ti fai una prima... Come dire, Martina, dammi il termine, tu che tu lo sai. Un aperitivo, un assaggio. Un assaggio, brava! E poi ti fai il piano B. Guarda, io come... Okay. Questa è la mia ormai. Prendi un'altra, lo fai tu. Perché poi ti prendi i meriti?
erbe che faccio io. Aspetta che forse te l'ho distrutta comunque, quindi non è servito un cazzo. No, guarda che bella scavatura che ho fatto. Ma così c'è solo la buccia? Ma non so se la ricetta funziona. Giusto, così, no? Amore. No. No? Manfredi, che cazzo dobbiamo fare poi con l'interno della patata? Non dobbiamo mettere tutto l'impasto e impiccagliarla dentro di nuovo. Ah, queste patate. Noi dovremmo essere tutti eccitati. Io mi sto stressando. Io piano piano. Guarda, tagli il sopra. Come così va bene? Ok, basta, ok. Adesso andiamo avanti. Nel frattempo la libido se n'è andata a fanculo. Perché Manfredi sceglie ricette troppo complicate. Raccogliete la polpetta in una ciotola e schiacciatela con i resti di una forchetta. E buttiamo tutto dentro. Questo sì, sicuramente butteremo tutto dentro, Martina. Ma adesso voglio vedere come schiacci la patata. Quindi, intanto Giorgio, tu cucina il guanciale. Cucino il guanciale, Martina, va bene. Va bene. L'ho visto subito. Ma scusa, non lo mettiamo prima qua dentro e cuociamo tutto in forno? No, un minimo lo devi cuocere, sennò poi diventa duro e non è quello che ci serve che diventi duro. Ma beh, insomma. Nel frattempo che tu stai schiacciando le patate, non scordarti che il tuo partner ti sta guardando. Tu lo stai ignorando, oddio, non gli stai dicendo niente. Là c'è il tuo partner. È Ninni. Sì, Ninni. Non hai mai sentito il tuo nome pronunciato in maniera più pornografica di questo? Allora, Ninni. Adesso sto schiacciando la patata. Sì. Scaldiamo il guanciale. Intanto il mio assistente. Sì. Sta... E perché? Perché stiamo scaldando il guanciale? Per farlo sciogliere. Così si scioglierà in bocca e diventerà, insomma, più morbido. Il guanciale. Il guanciale. E il resto? Speriamo che il resto no, insomma, si... Che non, non è... che abbia effetto opposto. Ormai il problema uccello morto è diffusissimo, però... Perfetto, anche speriamo, un po' più delicata, Martina. Speriamo non sia comunque... il caso del nostro post cena. Sì, sicuramente, però io voglio spezzare una lancia, non che mi tocchi personalmente. La questione, però, voglio spezzare una lancia anche a favore di tutti i, quelli come li definiti tu in maniera, posso dire, un po' becera, gli uccelli morti, gli uccelli morti. Che comunque, cioè, è un... Andiamo avanti, Martina, dai. Esatto. Mettiamo la scamorza, la patata deve essere sempre riempi. Qua stiamo facendo il ripieno. Ripieno della patata. Della patata. Va tu bene. Di solito come le riempi? Diciamo che lo fanno gli altri. Nelle numerose scene che hai fatto, hai utilizzato anche cibo o... alimenti o... Sì. La cosa più strana che hai utilizzato? Una pannocchia di mais. Ora mi ricordo, la scena... Eravamo solo donne in realtà, dunque per quello usavamo... Pannocchie? Pannocchie, perché quando... in mancanza ma di si altro... Sa, no? Si sa, quando le donne si annoiano, sì, e lì le pannocchie. Era, insomma... miele, comunque c'era un po' di cose. Deve essere una cosa erotica, un buffet, poi è un finito tutto un po'. Come è finito? È diventato popcorn, penso. Troppo cibo, forse. Cioè, troppo cibo. È diventato un po' scomoda la cosa. Mm-hmm. Però vabbè, ma questo perché? Non era... è uscito male. Non è uscito questa male. È la fantasia dei registi che alle volte esagerano sì, un sì, po'. Però non ho pensato poi ai alle contro, difficoltà. Esatto, alle difficoltà. Allora, guardo. Nel frattempo, il nostro guanciale è quasi pronto. È buono? Sì, contando che lo stai finendo tutto, penso che sia buono, perché altrimenti non lo mangio. Resti. A questo punto il nostro guanciale è pronto. Lo facciamo scendere un po' di temperatura perché gli animi si erano un po' troppo scaldati. Scaldati. E non vorremmo che... Vado contro i miei interessi, però l'audio non si sente. Non vorrei che si cuocesse tutto troppo in fretta. Va cotto con amore e pazienza. A questo punto, Manfredi, il guanciale credo vada nel ripieno. Esattamente. Quindi con una... Quindi lo scoliamo leggermente, lo buttiamo nella patata che adesso finalmente anche un po' di carne mettiamo sul fuoco alla patata. Che non mi sembra male alla fine come uscirà la nostra ricetta. Mi trovo veramente molto d'accordo con te. Ma io direi anche che ok la carne, ok la patata, ma la patata va, riempita. Si sa, riempita, l'abbiamo, stai calma che va bene, che già quella vuole sempre più ripieno, va anche però lubrificata un po'. Cosa oddio. Un po' lubrificata, quindi un po' di grasso, magari non utilizzatelo, ecco, per... per altre cose. La ricetta era obbligatorio, sì, per sì, sì, prendiamola un po' più pesantuccia. Così dopo stata... a dormire andiamo direttamente. No, tranquilla, ti faccio vedere che la ricetta che ti faccio venire fuori sarà afrodisiaca, dici. Sarà afrodisiaca a bestia. Mettiamo un po' di pepe, oddio. Manfredi, nella nostra patata. Manfredi. Mettiamo. Ma poi il pepe nero l'ho messo alla fine, in realtà. Un po' di io lo metto pure. Mettilo. Perché Martina ha detto che gli piacciono gli uomini che prendono decisioni. Esatto, mi piace questo. E io prendo la decisione di mettere il pepe ora. Bravo. Perché il pepe comunque, come il peperoncino, fa aumentare un po' la temperatura, no? Quindi era un sì. Questo ci aiuterà poi a conciliare non il sonno, ma il po', ovviamente. Adoro. Era
pronta, cotta e mangiata. A questo punto riempiamola. Riempiamo queste patate. Adesso arrivano veramente, guarda che aspetta, arrivano veramente i grandissimi cazzi. Cioè, sembra una scena horror. Cioè più che eccitarci, qua sta avvenendo. Vorrei fare far notare una cosa imbarazzante. Io posso riempire intanto. Cosa ti fa sto schifo di forno? Sì, sì. Ma forse la svuoto ancora, lo stirerò. Ecco qua. Direi che la mia ci sta bene. Ok, l'ho messo a 200 gradi. Ah, brava, minchia, che? Tu stai prendendo già l'iniziativa. La pubblico patata da di Martina. Casa. Direi che la mia patata è stata approvata, perfetta. È stata riempita a dovere. Riempita, se bene. Dobbiamo dire proprio le cose come carina. Stanno. Carina. Carina, sicuramente. Qua soprattutto però dovevamo fare vedere io lo sguardo. Ok, guarda Marti, tu svuotami questa. Non mangiarti tutto il ripieno, cazzo! Io sto assaggiando per vedere se è buono. Io nel frattempo continuo a riempire questa, però è importante lo sguardo, no? Sempre il nostro Ninni che ormai a fine ripresa ce lo chiavia. Guarda, guarda un po' lo sguardo, Ninni, lo sguardo. Oddio! Non vedo cosa sto riempiendo. Ma non è importante se cade un po', se sborda. Va tutto bene? Sborda! Sborda, ho detto! Siate ovviamente generosi con il ripieno. Un po' turmaccio, ma è un po' meno. Dove assaggiare? Ti piace? Molto, devo dire la verità, molto. Adesso dobbiamo fare una cosa però, Martina. Qua abbiamo fatto un puttana. Facciamo una robissima bellissima. Cioè, mettiamo la teglia qui. Nel frattempo che io sposto la patata, maneggio la patata ripiena. Ma io che faccio? Ecco, tu ti stavo chiedendo, ti è capitato con i tuoi rapporti però extra lavorativi? Certo. Che qualcuno, proprio per l'ansia da prestazione, magari, come dicevamo prima, non arrivasse al dunque, quindi ci fosse certo un'aspettativa enorme, ma poi all'atto pratico. Allora, vabbè, catastrofi proprio. Non è che ne ho tante, diciamo. Però comunque sì, qualche problemino tecnico. Però poi si sono sempre quasi salvati in calcio d'angolo. Sì, in calcio d'angolo. E come ti salvi da una situazione del genere? Dai un consiglio a magari gli amici nostri che ci guardano. Come si può recuperare da una situazione allora, del genere? Allora, secondo me deve essere brava anche la ragazza, magari a metterti a tuo agio, magari. Poniamo il caso, no? Abbiamo finito di cucinare, stiamo per arrivare al dunque, ma okay, io non soffro troppo di ansia. Cosa mi dici? E non ti si... No, okay, proprio zero. Cioè, proprio siamo così, guarda. No. Vabbè, lì ti dico, amore, va tutto bene? Un po' di ansia, prestazione. Vabbè, ci penso io a te, allora inizio, magari ti metto io un po', ti stimolo, ti metto a tuo agio. Poi lì, insomma, se non è proprio morto... Lì lo andiamo a cagare, non c'è più rispetto. Sì. Mi piace perché lei comunque la seconda chance te la dà. Però se proprio, cioè, sei di coccio, vabbè, proprio vai a cagare. Ma il sale non lo mettiamo? Mettiamo un po' di sale, okay, perché va fatto un po' più sapido. Vediamo se lo sappiamo. Te lo dico io, benissimo. Così magari uno beve di più. Brava! Così lo facciamo ubriacare e poi... E passano le ansie, esatto, la prestazione, esatto, visto esatto che se vuoi la pensiamo allo stesso modo. Quella è la tecnica. Con l'alcol passa la paura. Andiamo. Chiudiamo. Ed è proprio questo il momento, quindi, di conoscervi meglio. Nel frattempo che aspettate la portata principale, godetevi un piccolo antipastino. 12 seconds later. La patata è pronta, calda, morbida, succosa, ma anche con una bella crosticina invitante. Assaggiamo. Il momento dell'assaggio. Quale patata vuoi assaggiare? Facciamo questa che è un po' filante. Sì. La più bruttina, ma in realtà la più buona. La più buona, esatto. Tagliamola a metà. Capiamo come andrà a finire la serata in base alla ricetta, la vostra. Calda. Sta fumando. Questa ricetta che ha scelto Manfredi, se vi posso dare un consiglio, non è che sia proprio erotica. Non è proprio erotica, non è nemmeno cucina, quindi non è un caso, non era niente di quello che abbiamo fatto. Però ti dirò, non è male. Ha una bella sapidità, quindi qua ci vorrebbe un bel bicchiere di vino accanto. Sare. A me piace. A Martina piace, e se piace a Martina, sono sicuro che piacerà anche al vostro o alla vostra partner. Okay. Quindi auguriamo a tutti una buona cucinata, ma soprattutto un bellissimo happy ending. Che consiglio vogliamo dare in ultimo ai nostri telespettatori? Insomma, dopo questo piatto, date il meglio di voi, ragazzi. Non deludete le aspettative. La cucina... Ti stai, se ne fotte. Si, vabbè, si è prega, perfetto! Tutto inutile! Al prossimo video!